tutti, bentornati a Ginnastico Mania. Come vedete sono in un posto favoloso perché siamo a Milano al Grand Prix di ginnastica. Finalmente il pubblico è riuscito a godersi proprio le gare e le esibizioni delle farfalle, dei ginnasti e delle ginnaste della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, maschile naturalmente. Ma oggi abbiamo avuto l'occasione di intervistare la stella delle stelle, colei che ha cambiato la storia della ginnastica artistica italiana. Stiamo naturalmente parlando di Vanessa Ferrari, che finalmente alla sua quarta Olimpiade è riuscita a portarsi a casa la medaglia d'argento. Quindi attenzione, perché ai nostri microfoni ci racconta quanto è stata dura, ma anche quanto è stata soddisfatta del risultato ottenuto. State con noi. Siamo in compagnia di una ragazza record, ormai la sappiamo chi è, medaglia d'argento olimpica. Allora Vanessa, hai cambiato il colore della pelle, già era bella prima, adesso brilli ancora di più, vero o no? Sì, beh, alle edizioni precedenti mi era sfumata quella medaglia di pochissimo, quella medaglia di bronzo, e però stavolta abbiamo ripagato con un bellissimo argento e lottando per addirittura l'oro, quindi è andata benissimo. Poi per come è iniziato il quadriennio, che poi sono diventati 5 anni, la rottura del tendine, qualsiasi... Un percorso allucinante. Veramente. Molto molto difficile, però si è chiuso nel migliore dei modi. Anche perché tu veramente sei un incrocio tra Rocky e una ballerina, ma hai veramente la tempra del gladiatore. E tu hai affrontato delle difficoltà allucinanti, e quando tu eri in competizione, anche noi che ti guardavamo, cioè io non riuscivo, mi stava venendo un infarto. Ma tu come fai a reggere quella tensione? In quell'istante si racchiude tutto il tuo lavoro, tutte le tue fatiche. Beh, la tensione è alta, è sempre, sempre, poi essere un'Olimpiade era tantissima, tant'è che la sera prima dell'ultima gara cioè, ho avuto anche un crollo, mi sono messa a piangere perché ero troppo tesa, sapevo di volere quella medaglia, non volevo commettere errori. Poi il giorno prima della mia gara Tamberi e Jacobs avevano vinto l'oro, avevo tutti gli occhi puntati, sì. È stato complicato, però non potevo permettere a niente, nessuno, di rovinare il sogno, il mio sogno, il mio obiettivo che avevo preparato da veramente tanti anni, con tanti sacrifici e tanti sforzi. Ma è favoloso anche quello che hai detto a Enrico Casella, mentre ancora dovevo uscire il tuo punteggio: questo momento è mio. Cos'è che hai detto? Questo è il mio momento. Sì, che non potevano fregarmi un'altra volta, il senso era quello, toccava a me perché avevo fatto l'esercizio della vita, il più bello. Ho preparato in pochissimo tempo quella musica pazzesca, l'esercizio, la coreografia, fatto perfettamente, cioè non potevo essere. Lavoro di fino, ma pensate, perché forse qualcuno ancora non sa che lei ha preparato la musica del Corpo Libero delle Olimpiadi lavorando con un vero cantante tenore, giusto? Sì, beh, Armiliato mi ha fatto i vocalizzi e poi c'è stato tutto uno staff dietro che mi ha preparato la musica, è stata suonata anche, oltre che preparata al computer, suonata al pianoforte, il violino, sì, ma il fatto è che è stato fatto in veramente pochissimo tempo, perché dopo l'ultima gara di qualifica fine giugno c'erano 3 settimane dalla partenza, in 3 settimane abbiamo fatto di ogni. Adesso scusa Vanessa, se in quell'istante fossi uscito che eri arrivata di nuovo quarta, cosa avresti fatto? Andavi dalla giuria a prendere per il collo? Non ne ho idea, ma non potevano, cioè, era come avevo detto quando eravamo là in un posto, c'era la magia nell'aria, c'era quel qualcosa che non poteva succedere ancora se io facevo il mio esercizio come ho fatto. Cioè, ti saresti trasformata in un X-Men, secondo me. Non lo so, non voglio saperlo. Allora, ti alleni, sei pronta? Noi ti vogliamo di nuovo alle Olimpiadi, cioè stai creando dipendenza, noi abbiamo bisogno di questa adrenalina che ci dai. Beh, adesso, come ho detto, anche finita l'Olimpiade così, sto cercando di godermi al massimo questo momento, soprattutto perché questo percorso è iniziato e aveva una fine, che era il riuscire ad andare a Tokyo e riuscire a portare a casa qualcosa di bello. Quindi questo capitolo sono... Esatto, e poi cercare di sistemarsi il meglio possibile fisicamente, perché tanto dipenderà anche da come starò io fisicamente e i miei tendini, che è tutta la carriera che mi stanno dando problemi. A Tokyo sono arrivata veramente
veramente tanto al limite, perché sì, tutti i giorni per saltare comunque dovevo prendere antidolorifici, fare infiltrazioni di antidolorifico, quindi l'ultimo giorno, quando ho saltato l'ultimo giorno, è stato davvero molto difficile, e anche i giorni successivi, quando ho smesso comunque di prendere qualsiasi cosa per riadattare, cioè è stato complicato, e tuttora appena faccio qualcosa li sento subito, quindi cercare di riposarti e poi riprendere piano piano, giusto? Devo cercare di sistemare quelli, e in base a come starò fisicamente vediamo. In bocca al lupo, Vanessa. Grazie.